Scegliere un social media manager o uno esperto di digital marketing è sicuramente una delle scelte più appropriate per la gestione del vostro brand online. Però ci sono degli errori che vengono commessi in fase di collaborazione che vanno a compromettere poi i risultati. Quindi vediamo insieme in questo video come gestire la collaborazione tra hotel e social media manager. Sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Parleremo della collaborazione tra hotel e social media manager. Come vi dicevo, ovviamente sarà sicuramente la scelta più indicata per la gestione del vostro brand online rispetto al fai da te. E voi mi direte: vabbè, ma tu sei una social media manager, ti porti solo acqua al tuo mulino. No, in questo video io non vi voglio dire perché dovete farlo, quello sicuramente lo sapete già. Ma vi voglio dire cosa invece non dovete fare per comprometterne poi quella che è la riuscita e i risultati che poi si dovranno ottenere. Perché a volte ci sono dei comportamenti, non solo da parte social media manager, ma soprattutto anche da parte vostra di struttura, che portano tutto ciò a non essere più un investimento, ma a essere una spesa inutile. Poi di conseguenza che cosa succede? Che si pensa, ok, è inutile fare tutto questo lavoro perché non porta a dei risultati. Quindi vediamo subito di che cosa si tratta, ma prima di iniziare iscrivetevi al canale e attivate le notifiche così da non perdere tutti i miei contenuti. Motivo numero uno, e questo mi è capitato proprio ieri quando un mio collaboratore ha richiamato un lead. Cosa succede? A volte non sapete perché volete un social media manager. Giustamente per proporre quello che io faccio, mi ha chiesto che okay, perché vuole un social media manager? Perché dovevamo cercare di capire quali sono effettivamente le problematiche. E in quel caso la risposta fu: io ho rinnovato e i miei amici, i miei colleghi utilizzano i social. Ok, beh, lasciamo stare il caso specifico, ma il punto è che in molti non sanno perché vogliono un social media manager. C'è un problema reputazionale online, bisogna far conoscere l'azienda perché online nessuno sa della nostra esistenza. Vogliamo aumentare le vendite? Okay, perché voi date per scontato, sì, ma io voglio aumentare le vendite. Non è per tutti così. C'è chi mi ha contattato e mi ha detto: io non ho bisogno di ulteriori camere, okay? Io sono già a posto di vendere ulteriori pacchetti, ma ho bisogno di qualcuno che mi gestisca il brand online in modo professionale. Quindi non date per scontato che la collaborazione con un social media manager sia semplicemente il fatto di fare più fatturato. Una delle cose che poi va a compromettere la collaborazione tra struttura ricettiva e social media manager è quello di considerare il social media manager come un ufficio a parte. Ora, ci sono molti casi, come il mio, dove il social media manager lavora da remoto e io, per esempio, con alcuni miei clienti storici non mi sono mai stretta la mano per una serie di motivi, ma io sono dentro l'azienda. Quello che loro dicono lo so anch'io, le decisioni prese. Io conosco la struttura in alcuni casi, a volte io non ci sono stata nella struttura, ma la conosco come le mie tasche. Conosco come sono fatte le stanze, i bagni, le problematiche, la reception. Conosco tutto perché devo sapere cosa devo vendere, ovviamente. Ma allo stesso tempo, quando ci sono poi delle novità, quando dovete apportare dei cambiamenti, o peggio ancora, quando c'è una possibile crisi che sta per arrivare perché c'è stato un problema di struttura, beh, voi non potete dimenticarvi del social media manager, ma lo dovete aggiornare di continuo. Per questo io magari non pretendo di avere il contatto diretto con il direttore, ma almeno col front office manager io devo avere il contatto. O comunque con i referenti, tipo il food and beverage manager, devo avere contatti con loro perché loro mi devono aggiornare costantemente. Ad esempio, c'è stato un problema con un ospite. Beh, nel momento in cui hanno preso anche il pacchetto di community management, io devo sapere che c'è questo problema che potrebbe avvenire. Ora, se non lo so per tempo, comunque io contatto la struttura perché nel momento in cui arriva una recensione negativa, noi la gestiamo sempre. Alle recensioni si risponde sempre. Ma che cosa faccio? Chiamo sempre il mio cliente perché io devo capire cosa è successo e di conseguenza devo poter rispondere.
Questo non significa rispondere per le rime, attenzione, perché non si fa, ma rispondere in modo professionale a un problema che c'è stato in struttura. Un altro degli errori che solitamente si fa è quello di scegliere un social media manager che non ne capisce di turismo. Una volta mi è capitato proprio uno di voi in consulenza che mi ha detto: "Guarda, io mi sono stancato di trovarmi con i colleghi dove gli dico early booking e manco sanno che cosa significa", e poi ho detto: "No, io sono un esperto di turismo", perché essere un esperto di turismo non significa saper fare un blog di viaggi, ma ci sono tante cose tecniche che in campo alberghiero conosciamo, io le conosco perché ci ho lavorato anni in campo alberghiero e so quindi come gestire i clienti, so come gestire una struttura perché ho gestito diverse strutture, ma allo stesso tempo quindi so anche come comunicare e come utilizzare il marketing per portare avanti una struttura. Ci sono dei casi in cui poi voi collaborate con un social media manager, ma non prendete anche il servizio di community management, ovvero, per dirla proprio banalmente, risposta a commenti, recensioni, la gestione per l'appunto della community, non solo su Facebook, su Instagram, ma anche su piattaforme di interesse nel campo del turismo, delle strutture ricettive come possono essere TripAdvisor oppure Booking.com. E questo va benissimo. Sono scelte, magari avete qualcuno che ve lo può fare internamente. Perfetto. Il problema a volte è la scelta di questo qualcuno. Io per anni sono stata in gruppi Facebook di colleghi receptionist. Ok? Che cosa succede? Molti di loro, e qualcuno di voi, di loro è stato anche un vostro dipendente, si vantava di rispondere male alle persone, non solo al telefono, ma anche tramite commenti e recensioni. Bene, signori, magari quella persona già non lavora più per voi per una serie di motivi, ma intanto il danno reputazionale lo ha fatto voi. Qui oggi non starò a dilungarmi su come si gestiscono commenti e recensioni, soprattutto quelle negative, perché ci vuole un video a parte. Ma intanto voi dovete capire che ogni cosa che scrivete o che fate scrivere si collega al vostro brand. E nel momento in cui le persone leggono anche una recensione negativa e vedono che voi rispondete per le rime, non vedono dall'altra parte una struttura che dice: "Ok, in caso di problemi questi cercheranno di aiutarmi in ogni modo". No, vedono che c'è dall'altra parte una struttura che se c'è, poi ci va a essere un problema, perché può succedere un problema a chiunque, dall'altra parte se ne fregano e non ti aiutano. Invece di aiutarti ti rispondono pure male. E questo indispettisce e compromette poi nella scelta della struttura. Perché nella fase del percorso del cliente, nell'era digital, beh, questo è uno degli step, informarsi. E come si informa la gente? A parte tramite amici, parenti, ma anche attraverso l'opinione di sconosciuti online, attraverso commenti e recensioni. Sempre legato alla gestione della community, quando invece, ad esempio, prendete questo servizio, comunque non lo prendete, però fate attività di social media marketing. Uno dei grandi errori è quello di ignorare i messaggi su Messenger, oppure comunque in direct, anche nei commenti, quando fanno delle richieste di preventivo o richieste di informazioni. State facendo tutto il lavoro che deve portare le persone da voi a interagire. La vostra pagina Facebook, ad esempio, non deve essere una mera vetrina dove voi state lì e basta. Cioè, in molti hanno ancora una concezione del marketing vecchio, dove praticamente c'era la struttura su un piedistallo, in questo caso il piedistallo social, e poi ci sono tutti gli altri utenti che vi devono ammirare, devono dire: "Ah, quanto sei bello, che bei post che fai, sì, ti voglio dare i miei soldi". Mi dispiace, adesso non funziona più così nell'era digitale, il piedistallo lo potete anche buttare, non vi serve più, ma dovete scendere da quel piedistallo e creare un'interazione con i vostri utenti. Ma nel momento in cui questa interazione c'è, l'engagement si chiama utilizzando un termine tecnico, se c'è questa interazione, questo engagement, beh, ignorarlo diventa semplicemente uno spreco di soldi. Quindi nel momento in cui collaborate con un social media manager e vi fa tutto questo lavoro e iniziano ad avere risultati, perché ignorarli? Poi, tra l'altro, questa è una cosa che mi è capitata recentemente.
questi gestione di case vacanze, dove sono arrivate le richieste di preventivo, che cosa è successo? Invio poi all'ufficio di competenza, dico: guardate, c'è stata questa richiesta di preventivo. Invece di rispondere loro al cliente, non tramite Messenger assolutamente, perché noi prendiamo poi indirizzo email e numero di telefono per poi fare anche dei follow-up. Che cosa è successo? Hanno inviato a me la quotazione scrivendo camera tot prezzo, camera tot prezzo. Che cosa succede? Nel momento in cui scrivi così, le persone si focalizzano solamente sul prezzo. Quindi nel momento in cui devono fare una comparazione con un altro albergo, comunque altre case vacanze, si baseranno solo sul prezzo, perché tu non stai facendo nulla oltre al lavoro che ho fatto io per convincerlo a stare da voi. Peggio ancora che questa persona dell'ufficio Booking mi ha scritto: ma guarda che puoi dire al cliente che le nostre case vacanze le trova anche sui vari portali. Ma come? Stiamo facendo tutto un lavoro di social media marketing, stiamo portando alla ribalta la vostra struttura, e quindi che facciamo? Poi li mandiamo su booking.com. Quindi pagate il social media manager e poi regaliamo commissioni a booking.com, avendo un sito dove possono poi i clienti in realtà facilmente prenotare. Voi capite bene che questa cosa non ha assolutamente senso. Quindi voi dovete prendere tutta questa collaborazione come un investimento per la vostra struttura e crederci. Altrimenti è assolutamente inutile iniziare una collaborazione del genere. Io poi, tra l'altro, ho una forma mentis dove, quando inizio una collaborazione, io mi sento parte dal primo giorno di quella struttura, perché altrimenti, secondo me, è impossibile fare questo lavoro. Perché ti devi essere devi sentirti parte. Quel cliente che io perdo e che perdete voi, l'abbiamo perso insieme. Okay? Quindi per me questa cosa è davvero fondamentale, che ci sia una grande collaborazione e soprattutto che ci sia comunicazione, perché davvero a volte ci sono strutture ricettive che si dimenticano totalmente del social media manager. Infine, l'ultimo errore che fate, che porta a questa collaborazione a non essere profittevole, è quando non leggete i report. Perché sì, il social media manager almeno ogni mese vi deve fare un report, vi deve dire cosa sta succedendo e cosa no, ma voi quei report ve li dovete leggere. Non esiste "io non ho tempo", perché lì stanno dei dati importantissimi. Voi sapete come sono stati spesi i vostri soldi, il vostro budget, in che direzione stiamo andando, quali sono i risultati che abbiamo ottenuto, perché è un conto, sì. Ok, state vedendo che state facendo più fatturato, ma ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione. Voi non vi dovete basare solamente al numero di follower che aumenta. Basta che faccio una sponsorizzata, vi aumento il numero di follower e che sarà mai? Vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro? Assolutamente no. Il mio lavoro lo faccio bene quando raggiungiamo gli obiettivi che ci siamo prefissi. Di conseguenza, poi vi bisogna fare un report ai clienti dove noi spieghiamo che cosa sta succedendo, ma voi di conseguenza lo dovete leggere. Ne va tutto della vostra struttura. È davvero importantissimo. Ora, spero che questo video vi sia stato utile per una futura collaborazione con Social Media Manager. Se volete sapere di più sul mio lavoro, potete andare sul sito www.alessiaboccanfuso.com e lì troverete tutte le informazioni su di me e su quello che faccio. Intanto io vi aspetto nel prossimo video e attenzione, prima di andare via non vi dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche. Besos!